Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi puntata particolare, sì, perché cercherò con il gusto di portarvi con la mente e col cuore in un paese fantastico. Sto parlando dello Sri Lanka, sì, la preziosissima e stupenda lacrima dell'India. È un'isola caratterizzata da paesaggi fantastici, natura incontaminata e una cucina veramente pregevole. Sì, perché il clima favorisce la produzione di ortaggi fantastici, saporiti e soprattutto una varietà di spezie incredibile. Quindi ovviamente non vi nascondo che oltre ad aver apprezzato tantissimo l'aspetto naturalistico, ho veramente apprezzato tanto, tanto, tanto l'aspetto gastronomico. E quindi oggi cercherò, senza seguire nessuna ricetta, di riprodurre quelle fantastiche sensazioni che provavo quando mangiavo quei piatti e condividerle anche con voi. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo subito a vedere come fare. Eccoci qui, gli ingredienti sono 100 g di lenticchia rossa decorticata, un cipollotto da 100 g fresco, eccolo qui, due bei spicchi d'aglio, 15 g di zenzero, 25 g di cocco, 18 g di burro di cocco, eccolo qui. Poi abbiamo il coriandolo fresco, come spezie abbiamo il curry, il pepe nero, la radice di galanga, che è una sorta di zenzero, e poi abbiamo il cumino, eccolo qui. Ultimo ingrediente, 250 g di jackfruit, questo frutto fantastico dove in Sri Lanka praticamente lo puoi mangiare a ogni angolo della strada. In Italia è un ingrediente un po' più introvabile, però online si può trovare facilmente. Eccolo qui, un giovane jackfruit che ancora non ha la dolcezza del frutto. È perfetto da usare nelle ricette salate. Può stemperare la piccantezza del peperoncino andandolo a privare dei propri semini, che sono la parte più piccante. In un pentolino mettiamo 500 ml d'acqua e portiamo ad ebollizione un bel cucchiaio del nostro cipollotto, un po' di peperoncino, il coriandolo tritato e infine versiamo le nostre lenticchie. Facciamole cuocere per almeno un quarto d'ora. Ora passiamo alla realizzazione del nostro latte di cocco, partendo appunto dal cocco. Lo mettiamo all'interno del frullatore e andiamo a mettere 400 g di acqua. Poi frulliamo per qualche minuto e otterremo il nostro latte di cocco. Se voi volete, potete usare direttamente 400 g di latte di cocco. In una padella a parte mettiamo il nostro grasso di cocco, lo facciamo sciogliere, poi mettiamo l'aglio tritato. Subito dopo quello che rimane del nostro cipollotto. Il pepe nero, il curry, il cumino. Lo facciamo rosolare bene. A questo punto aggiungiamo il galanga in polvere. E poi andiamo a sbucciare il nostro zenzero con l'aiuto di un cucchiaino. In questo modo toglieremo
solo la buccia in eccesso e la andiamo a tritare, per poi unirlo al tutto. A questo punto possiamo aggiungere il jackfruit e lo facciamo scottare bene per almeno 5 minuti. Trascorso un quarto d'ora, dopo che le lenticchie sono pronte, le andiamo a unire al tutto. Ed ora possiamo andare ad aggiungere il nostro latte di cocco. Siamo arrivati alla fase finale del piatto. A questo punto possiamo abbassare la fiamma al minimo, coprire con un coperchio e cuocere per 10 minuti. Il piatto è pronto. Possiamo mangiarlo anche caldo, ma tiepido sarà perfetto. Dedico questo mio piatto a questa fantastica terra che ha lasciato in me dei ricordi indelebili. Perché quando si ha a che fare con i ricordi, tra i cinque sensi, l'olfatto è uno di quelli più potenti. Un semplice aroma può scatenare una cascata di sentimenti. Il sapore del caffè, l'odore dell'erba bagnata, il profumo di un determinato fiore. Tutti questi impulsi fanno correre la nostra immaginazione a briglie sciolte e in un attimo sono in grado di trasportarci in un altro luogo e in un tempo diverso.